Buongiorno ragazzi, scusate, sto finendo di fare colazione. Per me rappresenta uno dei pasti più importanti della giornata, è per quello che mi sta particolarmente a cuore. Un recente studio ha dimostrato che i bambini di età compresa tra i 2 e i 10 anni e che ogni giorno consumano regolarmente la loro colazione, praticano anche più attività sportiva. Eh sì, così facendo riducono anche il loro rischio cardiovascolare rispetto ai loro coetanei che saltano il primo pasto della giornata. No amici, lo so bene che non abbiamo 10 anni, ma questa regola vale per tutte le età, quindi anche per noi adulti. La colazione infatti non fornisce soltanto l'energia per la mattinata, ma per tutta l'intera giornata. Permette di concentrarci meglio al lavoro, a scuola e di avere anche maggiore resistenza nell'attività fisica. Una buona colazione tutti i giorni permette di ridurre il colesterolo cattivo LDL e abbassare i trigliceridi. Per tenere a bada la glicemia e aumentare il senso di sazietà per tutta la nostra giornata, è buona cosa che nella colazione siano compresi cereali, integrali e frutta, così ricche di tante fibre, solubili e insolubili. Tenete presente che la colazione deve rappresentare il 15-20% del fabbisogno calorico giornaliero. Così facendo non andremo alla ricerca di calorie all'interno della giornata. A sua volta, quindi, diminuiremo il nostro rischio di sovrappeso e obesità. La mia colazione ideale? Amici, yogurt greco o vegetale, con fiocchi d'avena, frutta secca e frutta fresca. E ovviamente un buon caffè rigorosamente amaro. Una colazione salata? Semplice. Un toast integrale con dell'hummus di ceci senza aglio e della ricotta con un filo di olio extravergine d'oliva. Ragazzi, vi ho dato tutti gli ingredienti necessari per farvi una buona colazione, quindi non resta altro che augurarvi una buona giornata.